terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Ecco, adesso 35 fratelli nostri sono andati in paradiso e stanno vedendo il volto di Gesù. Prima non lo potevano fare, adesso grazie a voi lo possono fare. Vedete che dono bello, meraviglioso che Gesù ha fatto a noi e che noi abbiamo fatto ai nostri fratelli. Questa cosa noi la faremo ogni domenica alla messa delle 10 con tutti i bambini presenti, faremo l'indulgenza tutte le domeniche. Alla fine di quest'anno il purgatorio lo abbiamo svuotato e così sono andati tutti in paradiso. Adesso salutiamo di nuovo Gesù, però mi raccomando, non è che devo vedere ogni volta se gli è piaciuto oppure no, vediamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Questo mi è piaciuto di sicuro. Fate il canto che state per fare. Rivolgiamo a Gesù la nostra preghiera. Parliamo con Lui a tu per tu, nel silenzio del nostro cuore. Ringraziamolo per quello che ogni giorno ci dona. La vita, la salute, l'intelligenza, il cibo, i genitori, gli amici e tante altre cose. Chiediamogli perdono per tutte le volte che lo abbiamo offeso, comportandoci male o non adempiendo con gioia ai nostri doveri. Preghiamo per chiedergli un aiuto particolare per noi o per qualche altra persona cara. Tu, o Signore, pronunci parole d'amore che nascono dal cuore. Anch'io voglio essere come te, capace di dire sempre la verità. Gesù, insegnami ad amare non solo a parole, ma con gesti sinceri, di affetto e di accoglienza. Donami un cuore grande come il tuo, capace di voler bene senza limiti e senza misure. Signore, ti preghiamo anche per la nostra parrocchia e per chi ci aiuta a conoscere ed amare. Anche noi possiamo renderne vivace e ricca dei nostri doni se sfruttiamo le nostre qualità. Tu ci hai presentato come modello del tuo regno, come esempio che anche i grandi devono seguire. Aiutaci ad essere veramente di esempio con il nostro impegno, la nostra fede e la gioia di essere i tuoi amici. Grazie Gesù per il tuo amore testimoniato in questo momento.
questo pane. Grazie per l'amore di papà e mamma che richiama il tuo amore. Grazie per gli amici che camminano con noi. Grazie per lo spirito che mi illumina ogni giorno. Grazie per la maestà delle montagne che richiamano la tua grandezza. Grazie per i piccoli fiori del prato che mi richiamano la tua fedeltà. Grazie per il sole che ci riscalda e ci fa vivere. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gesù, abbiamo compreso che tu ci ami e hai donato la tua vita. Gesù, questa sera mi hai fatto capire che noi bambini siamo parte importante del tuo progetto di salvezza. Guidami sempre in modo che io possa realizzare tutto ciò, realizzare ciò che tu desideri. Che tu desideri da me. Ti preghiamo per i nostri genitori, aiutaci ad essere sinceri e obbedienti con loro. Ricordiamo i nonni e gli anziani che conosciamo, aiutaci a dimostrare loro riconoscenza e attenzione, usando pazienza e tenerezza. Aiutaci Gesù ad essere leali con i nostri amici, ad accogliere tutti, a coinvolgere chi rimane solo. Vogliamo donare a tutti la tua amicizia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Dolce Gesù, siamo venuti qui per poterti incontrare, perché abbiamo bisogno di parlare con te. Ti vogliamo pregare per i nostri genitori, amici e per tutti coloro che soffrono. E per tutti i bambini che vivono in situazioni di disagio. Lo sappiamo, caro Gesù, che tu ascolti la preghiera di noi bambini, perché anche tu hai un cuore dolce come noi e vorresti che tutti gli uomini avessero un cuore così. In questo momento di preghiera vogliamo pregare per tutte queste cose, perché confidiamo nel tuo amore. Tu sei amico dei bambini, accarezza e benedici anche noi, come hai fatto con i bambini che ti correvano incontro quando camminavi per le strade della Palestina. Noi possiamo sentire la tua voce come la folla che ti inseguiva, ma sappiamo che tu parli e vogliamo ascoltarti per conoscerti ed essere tuo amico. Tu non ci prendi in braccio, come capitava spesso ai bambini di Gerusalemme, ma certamente te vuoi bene anche a noi e ci doni la tua benedizione. Tu ci insegni ad essere miti, cioè non violenti, disponibili alla pace e al perdono. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha mandato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel mio amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi.
la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non mi chiamo più servo, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma io vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Apriamo il nostro cuore a Gesù, chiediamogli di allontanare da noi ogni sentimento cattivo. Non lasciamoci distrarre da chi ci sta accanto. Affidiamo a Gesù ogni nostra preoccupazione, ogni nostro problema, ogni nostra gioia. Chiediamogli di venire a toccare il nostro cuore. E ringraziamolo perché Lui è qui, è venuto a stare con noi e rimane in noi se glielo consentiamo. Signore Gesù, anche noi vogliamo seguirti. Cosa dobbiamo fare per essere come te? Dici una parola e noi con tuo aiuto cercheremo di metterla in pratica. Gesù, amico nostro, tu hai donato ai tuoi discepoli dell'ultima cena il pane, che è la tua carne, e vino del calice che è il tuo sangue. Fa che accogliamo sempre dalle tue mani questo dono, che è vita in abbondanza per tutti. Gesù, compagno delle nostre giornate tristi e liete, concedi a noi di venire sempre da te, con lo stupore e la novità del giorno della nostra prima comunione, quando sentiremo la forza e la bellezza di vivere in te e tu in noi, mediante il pane dell'Eucaristica. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Questo pezzo di pane, come lo chiami tu, è il Signore. Gesù è presente in molti modi nella Chiesa, nella sua parola, nella preghiera, nei poveri, nei malati, nei sacramenti. Ma è soprattutto nell'Eucaristia che Gesù è con noi, presente in una maniera specialissima. In Gesù Eucaristia abbiamo scoperto il tesoro d'amore che rende liberi. Egli, nel segno del pane, ha voluto rimanere in mezzo a noi, entrare nella nostra vita, diventare l'amico che ci prende per mano e ci guida alla felicità. Ad ogni invocazione ripetiamo: Signore, noi ti adoriamo e ti ringraziamo. Signore, va che noi possiamo sempre donare a tutti un sorriso di amicizia, di riconoscenza o di perdono. Signore, donaci un cuore buono, così che tutto ciò che facciamo porti gioia e amicizia intorno a noi. Aiutaci a fare la pace in famiglia, a scuola e per strada. Signore, non sempre è facile stare a scuola, stare nel gruppo, collaborare e crescere con gli altri. Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
prima di fare il canto, vogliamo salutare tutti assieme Gesù, però vogliamo sentire quanto bene volete a Gesù, Vediamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo sacramento. Aspettate che glielo chiedo, Ha detto poco, ha detto che era ancora troppo piano, vediamo da capo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Aspettate. Ha detto meglio, ma ancora un altro po'. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Ha detto che stavolta andava bene. Allora, voi siete venuti da Gesù e avete visto che lui era già qui, era pronto per voi, vi stava aspettando. E Gesù fa sempre così nella nostra vita, è sempre pronto prima ancora che noi ci muoviamo. Se noi vogliamo chiedergli qualche cosa, lui già sta venendo. Se noi abbiamo un po' fatto qualche peccatuccio, lui già ci ha perdonato. Se noi qualche volta ci sentiamo un po' soli, un po' stanchi, lui già ci ha preso per mano. Non aspetta Gesù, ci corre incontro, viene prima di noi. Sa tutto di noi, conosce il nostro cuore, conosce tutti i nostri bisogni. E prima ancora che noi apriamo bocca, lui già ci sta dando le sue risposte e le sue benedizioni. Avete sentito prima il brano del Vangelo? Che cosa bella diceva? Dice Gesù, non vi chiamo più servi, ma amici, amici. Siamo amici di Gesù. Per questo il tempo che abbiamo passato con Gesù è un tempo davvero bello, perché siamo stati con l'amico migliore che abbiamo. Adesso però dobbiamo fare un regalo a qualcuno, perché Gesù ci ha fatto un regalo a noi con questo incontro. E allora noi adesso dobbiamo fare un regalo a qualcuno, vediamo se sapete leggere. Aspettate, che dice qui? Giubilare, chissà che cosa vuol dire? Allora, l'anno del giubileo è un anno che il Papa regala a una chiesa per un motivo di festa. Il motivo è questo qui: la confraternita festeggia 250 anni che ha ricevuto due statue della processione dei misteri. Ma la cosa importante è che quando in una chiesa si festeggia l'anno giubilare, tutti i giorni, a tutte le messe, a tutti i momenti di preghiera come quello che avete fatto voi, si può ricevere il dono della... Se non lo leggete di qua, si può leggere pure di là. Indulgenza plenaria. Che cos'è l'indulgenza plenaria? Allora, sapete cosa, come la spiegava il mio parroco? Ah, io avevo un parroco meraviglioso. Avevo un parroco meraviglioso. Quando si inquietava forte, perdeva la pazienza proprio che non ne poteva più, faceva così. Misericordia. E questo era il massimo della sua rabbia, più di questo non riusciva a fare. Monsignor Francesco Marino, quello quando il Signore se l'è chiamato, è andato in paradiso con il razzo. Allora lui diceva così, vedete, quando noi facciamo dei peccati è come mettere un chiodo al muro, poi ci andiamo a confessare e togliamo il chiodo, però che cosa rimane nel muro? Il buco. Se tolgo il chiodo rimane il buco. Con l'indulgenza
noi copriamo tutti i buchi e così quella parete, no, con la calce, copriamo tutti i buchi, così quella parete è di nuovo pulita, liscia e di nuovo bella. Allora, noi ogni giorno possiamo ricevere il dono dell'indulgenza. Con l'indulgenza, se un'anima sta in purgatorio, Dio che cosa fa? La manda subito in paradiso. Allora, il regalo che dobbiamo fare adesso è che tutti voi bimbi che state qui, dobbiamo fare assieme l'indulgenza, non per noi stessi, voi non avete bisogno di indulgenza, ma per un'anima del purgatorio. Vediamo, provo rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, che ne vedo io in questo momento, 3 e 33, gli anni di Gesù, vedi, così non poteva andare. In questo momento 33 anime dal purgatorio vanno in paradiso. Figuratevi che festa meravigliosa. Allora adesso 34 e 35. In questo momento voi immaginate quanta festa facciamo, fanno in paradiso per questo regalo che voi state facendo a loro. In questo momento siete voi, con le preghiere che adesso diremo, ad aprire le porte del paradiso a 35 fratelli che stavano in purgatorio ad aspettare di poter vedere finalmente Gesù. Allora diciamo tutti assieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato.